Come ogni anno, la Coldiretti e il popolo delle campagne hanno ringraziato il Signore per i doni ricevuti, nella certezza della profonda fede e nella costante riconferma dei valori ispiratori della dottrina della scuola sociale cristiana. Lo hanno fatto domenica mattina in cattedrale con una santa messa presieduta dal vescovo Mario Russotto, con la partecipazione delle delegazioni dei soci provenienti da tutta la provincia nissena. È una giornata che fin dalla fondazione, fin dal 1944, noi celebriamo, addirittura è un appuntamento nel calendario liturgico. È il giorno nel quale ringraziamo il Signore per tutto quello che è successo durante l'anno. Non tutto è andato bene, non ci sono situazioni per le quali spesso gioire, però dobbiamo ringraziare il Signore per questo dono che ci ha dato, il dono della terra, della quale siamo custodi. E che dobbiamo trovare il modo di portare avanti. E in una provincia come questa, che ha un'economia quasi totalmente agricola, diventa importante saper entrare nell'ottica della gestione del dono. Pensare che questa è una cosa che ci è stata data in prestito e che dobbiamo restituire. E quindi il senso è questo, siamo qui per ringraziare.